Ci troviamo davanti alla crisi idrica più grave della storia, credo, della città di Messina, almeno dei tempi moderni. E quindi non potevamo esimerci dal chiedere un parere autorevole ad uno dei nostri vecchi cari amici. Abbiamo chiamato l'onorevole Franco Antonio Genovese. Buongiorno, onorevole. Buongiorno Peppino e buongiorno a tutti gli amici della tua noiosissima trasmissione. Ma come noiosissimo, onorevole? Beh, così non ti si può sentire, stai diventando palloso come una di quelle trasmissioni sulla fisica quantistica che manda la RAI alle 3 di notte. E non faccia così. Credimi, Peppino, è così, è una considerazione oggettiva. Non lo dico solo perché oramai non mi cacchi più da mesi. No, non c'entra niente che quest'anno ancora non mi avevi mai chiamato, eh? Non credere che mi importi niente del fatto che in tutto questo tempo non mi hai mandato neanche un messaggino su WhatsApp, un SMS, non mi hai messo neanche un like su Facebook. Ma onorevole! Ah, perché mi hai lasciato solo con quella arpia? Franky, tranquillo, sono qui adesso, non pensarci più. Dimmi che non mi lascerai più. Non esageriamo però, diciamo che proverò a farmi vivo più spesso. Me lo prometti? Te lo prometto. Dimmi che andrà tutto Te bene. lo prometto, dai, Francantoniuccio, su, ripigghiti. Gli ascoltatori si chiedono come avete affrontato la crisi idrica a casa genovese. Ma intanto lasciami esprimere tutto il mio sdegno nei confronti di questa amministrazione comunale incapace ed arruffona, inetti. Inetti che in soli 2 anni di malgoverno hanno pregiudicato il grandissimo lavoro che io, Buzzanca, e tutte le ottime amministrazioni degli ultimi 40 anni avevamo fatto per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico. Immagino che Chiaretta in questi giorni l'ha mandata alle autobotti con la quarta redda. Immagini male, Peppino. Davvero? Non mi dica che ci va lei col bidoncino all'autobotte. Sì, va bene, Peppino. Chiaretta da sola non si taglia nemmeno la cotoletta. E quindi come avete risolto? Per fortuna, noi ex parlamentari siciliani godiamo di alcuni benefit che suppliscono a quella miseria di stipendio e di pensione che ci riconoscono dopo soli 5 minuti che siamo stati eletti. Ovvero? Abbiamo un servizio di Canadair della Protezione Civile che vanno avanti e indietro dal lago Pozzillo per rifornire i nostri serbatoi. Uno ogni 6 ore. Frankie, dove sei? Frankie, non ricominciamo con queste telefonate di sabato mattina, eh? Chiaretta, non rompere le palle che sono in diretta su Radio Street! Onorevole, ma è impazzito! Non rompere le palle! Non rompere le palle! Chiaretta, scusami, no, 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 non so cosa mi è successo, scusami. L'alcol, Chiaretta, lo sai che ultimamente. Chiaretta, no, 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 Chiaretta, no, Chiaretta, Chiaretta!